9:45 dobbiamo lasciare la sala per problemi anche di ordine della sala stessa. Chiediamo che cosa? Brevità, come lo dicevamo prima, cercheremo di dare la parola a tutti, se tutti ci daranno una mano a fare in modo che intervengano. Per i vari comitati che sono presenti possono scegliere di far parlare uno invece di tutti quanti. Antonio Dell'Omo e poi c'è un rappresentante della Cina. Noi invitiamo, a parlare tutti. Io semplicemente mi sono. Sì, ma noi invitiamo a parlare tutti. Non ti preoccupare. Io mi preoccupo. No, non so che non mi preoccupo, ma me da quando va tutti, ma in dunque sarò breve. Ognuno che non mi conosce nemmeno e non fa altro per parlare male di me. Ok, ma non ho mai parlato male di te. Scusate signori, sono Antonio Dell'Omo, ho fatto il broker, sono stato amministratore di una società di assicurazioni di brokeraggio. Nonché sono stato precedentemente agente di assicurazioni e presidente di un gruppo agenti nazionali. Questo mi fa avere un minimo di competenza e un minimo di esperienza nel settore assicurativo, per il quale da tempo ho maturato questa convinzione. Si parla spesso di signoraggio bancario quando in effetti le banche non dovrebbero essere fatte da privati, ma dovrebbero essere gli stessi utenti in qualche maniera a controllare i propri soldi. Beh, lo stesso discorso si può fare nel settore assicurativo. Nel settore assicurativo in tutti i settori di servizi del paese, acqua, gas, elettricità, qualsiasi attività di servizio, secondo me, debbono essere sotto lo stretto controllo, se non di proprietà stessa, degli utenti di quel servizio. Allora da questo principio che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che se o si fa così, oppure noi parleremo in eterno, cercheremo di mettere pezzo e pezzuolo a queste situazioni, ma il giorno dopo ci saremo scordati o ci saremo stancati, mentre loro signori che hanno interesse, le compagnie, ce lo metteranno sempre a quel posto, scusatemi la volgarità. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna che la base, noi, si prenda coscienza che si deve fare azione nei confronti delle regioni. Le regioni sono le uniche oggi in grado di poter costituire una compagnia di assicurazione. Potete avere 10 miliardi di euro, li prenderanno in giro, ma la compagnia voi non la farete mai, perché sono una lobby chiusa, pagano i signori della politica, così come fanno i petrolieri e quant'altro. Quindi immaginate se questa gente al potere sarà così benevola nei confronti dei cittadini, che sono dei beoti, che sono dei battilocchio, li dividono, li isolano e li rendono praticamente impotenti. Si sta parlando di noi, ovviamente. Allora il discorso deve cambiare. Se si fa un'azione popolare nei confronti delle regioni, per ciascuna regione, che è l'unico ente in grado oggi di costituire una compagnia di assicurazione, tenete presente che la compagnia di assicurazione oggi, voi pagate 100, 60 è diciamo l'aspetto tecnico della faccenda, 40 se li mettono in tasca. Questo è sicuro come la nostra, sicché una compagnia di assicurazione che nasca invece da una volontà popolare, che coinvolga la regione, a cui faccia uscire in prima istanza 50 milioni di euro, venga gestita da privati e non da politici. In capo a 3 a 5 anni, questa compagnia, che avrà fatto pagare 80 anziché 100, avrà accantonato gli altri 20, quelli che vanno da 80 a 60, essendo 60 diciamo il costo tecnico dell'assicurazione, in capo dai 3 ai 5 anni la compagnia popolare sarà in grado di ridonare all'ente regione quanto ha spostato e di divenire una public company, compagnia di assicurazione degli stessi utenti. Questo che cosa significa? Significa molte cose, significa il superamento di tutta una serie di difficoltà che sono state evidenziate quest'oggi
se la compagnia è nostra, il fidatore deve essere duro nei confronti dei mascalzoni e deve denunciare i mascalzoni, perché se non lo fa torna a casa. Le autorità di pubblica sicurezza devono adempiere alle denunce, non come fanno oggi. Sì, vabbè, lasciamo perdere, vabbè. Queste spinte le può solo fare chi ha interesse a farle, cioè gli utenti, utenti proprietari o quantomeno controllori della compagnia. Questo è l'unico percorso che noi abbiamo davanti per poter risvegliare il nostro senso di responsabilità, le nostre legittime aspirazioni, il nostro, soprattutto il nostro senso di dignità, perché ci prendono a calci nel sedere in qualsiasi circostanza. E allora questa è la strada. Quindi bisogna che si sensibilizzi il più possibile la maggior parte di persone, perché si dica alla regione: devi fare così. E così deve essere fatto, ripeto, non solo per il settore assicurativo, ma per tutti gli altri settori di servizi. Questa è la strada, se vogliamo essere un popolo serio. E poi ragioniamo anche dell'Italia, ma innanzitutto ricordatevi una cosa, che se non saprete voi, noi, se non sapremo gestire i nostri diritti e i nostri interessi nel luogo in cui siamo, in Campania tanto per dire, state pur certi che non ci penserà nessun altro. Grazie.